Abbiamo il piacere di avere i microfoni di Swiss World TV, il capo allenatore della Lugano Aquatics, Stefano Suella. Beh, una stagione che sta entrando nel vivo, ieri il meeting della Turrita, comunque tanti appuntamenti fino ad arrivare agli svizzeri a dicembre. Sì, adesso questo era il primo, abbiamo testato un po' la forma, diciamo che questo era un buon test per vedere un attimino poi come proseguire per la preparazione nelle prossime settimane. Chiaramente gli assoluti, primo obiettivo, e il prossimo, che è lì vicino a dicembre, tentare una qualifica Euro Junior con uno dei miei atleti. Beh, per essere una gara come quella di ieri a Bellinzona, comunque abbiamo visto anche dei tempi ottimi come nei 100 metri stile libero da parte di Gerardo Tirri, quindi comunque non è stato il solo. Sì, no, è vero. Diciamo che un po' me l'aspettavo, comunque sta lavorando bene, il gruppo sta lavorando bene in generale, diciamo che siamo sulla strada giusta. Cosa ti aspetti da questa stagione e soprattutto come potranno migliorare questi ragazzi? Ma allora, questa stagione mi aspetto un po' l'andazzo della stagione scorsa, diciamo che è andata molto bene, abbiamo iniziato col piede giusto, è proseguita ed è conclusa benissimo con comunque un quarto posto ai mondiali juniores in open water, quindi io spero di cavalcare l'onda del momento e andare avanti così. E continuiamo con il tecnico Gabriele Scichitani, allenatore dei Kids e aiuto del capo allenatore. Partendo dai Kids, comunque tanti bambini che si sono approcciati a questa disciplina. Sì, ai bambini comunque piace, si divertono. Ora ci aspetta a dicembre la gara di Bellinzona, dove hanno un test sui 50 metri di tutti gli stili e quindi speriamo di iniziare bene. Quanto invece al tuo aiuto al capo allenatore, è chiaro, è un lavoro magari più di perfezionamento. Sì, con Stefano ho un buon rapporto, lavoriamo bene in coppia, la squadra è giovane ma ci sono dei buoni elementi che la compongono, sono molto uniti, si divertono e anche noi siamo entusiasti insomma di seguirli. Beh, comunque un grande lavoro di staff, peraltro anche Emanuela Della Valle, quindi diciamo che comunque Lugano Aquatics cura molto la formazione dei tecnici. Assolutamente, siamo una bella squadra, ci completiamo tutti bene, siamo uniti, parliamo insieme dei vari problemi, cerchiamo di risolverli, siamo una bella squadra di allenatori. E concludiamo con il nuotatore Gerardo Tirri, anche della nazionale svizzera giovanile. Ieri a Bellinzona un ottimo 52-4 nei 100 metri, stile libero, davvero per te un'annata che si apre bene, però lo ricordiamo, l'appuntamento importante sarà a dicembre. Sì. Ieri è stato un bel allenamento, sicuramente verso novembre con i campionati svizzeri invernali in corta potrò fare molto meglio. Stiamo lavorando molto e si vede, già sto migliorando già adesso, che non è scontato. Cosa ti aspetti da questa stagione? Molti obiettivi, però sicuramente arrivare a Euro Junior e basta, poi cercare di arrivare il più in alto possibile e basta.